Ciao, eccoci con un nuovo video. Oggi, come suggerito nella live che abbiamo fatto lunedì, che se te la sei persa magari puoi anche recuperarla con calma, che c'è la registrazione, andremo a vedere che cosa si intende per applicazione lineare. Questo è un argomento che ci prenderà più di un video, infatti dovremo anche introdurre il concetto di base di uno spazio vettoriale e fare altre analisi importanti. Però questo è un po' introduttivo e vedremo anche un paio di esempi. Un'applicazione lineare è in principio una funzione definita tra due spazi vettoriali che sono però entrambi definiti sullo stesso campo, K, che in questo caso assumiamo essere il campo dei numeri reali. Quindi assumiamo due V1 e V2 che sono campi vetto spazi vettoriali su R, sullo stesso campo. Bene. Queste applicazioni lineari, però, per essere tali, devono anche soddisfare altre proprietà, oltre all'essere delle funzioni tra due spazi vettoriali. E intanto ti ricordo che se non sai cosa sia uno spazio vettoriale, ho fatto un video a riguardo in cui li introduco e lo trovi qui sopra da qualche parte. Bene, e queste applicazioni devono soddisfare due proprietà, che in realtà potrebbero essere riassumibili in una sola, ma comunque le distinguiamo. La prima è questa, in cui abbiamo che, adesso qui ho scritto male l'operazione, ma questa è un'operazione di somma, ovvero l'operazione che rende spazio vettoriale V1, e quindi abbiamo che l'applicazione di L alla somma di due vettori x e y, dove per somma intendiamo l'operazione, che rende V1 con questa operazione un gruppo abeliano, e L applicata a questa somma è uguale all'operazione del secondo spazio vettoriale V2, che in questo caso denotiamo con una stellina, un asterisco, tra L applicato ad X e L applicato ad Y. Quindi sostanzialmente possiamo spezzare l'azione di L in due singole azioni, una su X e una su Y. La seconda proprietà invece è una linearità rispetto alle moltiplicazioni per uno scalare. Questa infatti è l'operazione per, che ti ricordo giusto per essere chiari, che è definita, e qua ho usato un piccolo abuso di notazione, nel senso che questa e questa agiscono nello stesso modo, però sono definite in maniera leggermente diversa perché lavorano su due spazi, su due insiemi diversi. Quindi queste sono operazioni che vanno da R prodotto cartesiano con VI, quindi VI che può essere V1 o V2. Quindi potremmo essere un po' più pedanti e scrivere puntino i, volendo, è un po' pesante come notazione, e va in V e prende la coppia alfa x e la manda in alfa per x, che è ancora un vettore, ok? Di V. Bene, com'è che si compo deve comportare questa applicazione lineare rispetto a questo vettore alfa x? In maniera ragionevole, ovvero dobbiamo essere in grado di portare alfa fuori. Quindi in questo modo, e quindi dire che questi due elementi sono uguali. Queste due proprietà sono fondamentali per avere la proprietà della funzione L di essere un'applicazione lineare. Talvolta puoi trovarle riassunte in un'unica proprietà di questa forma: L di x più lambda y deve essere uguale a L di x più lambda L di y. E si scrive che questo deve valere per ogni x, y in V1 e lambda in R. Ok, quindi questa è sostanzialmente la sintesi delle due proprietà ed è abbastanza ragionevole come riassunto, diciamo. Per oggi ci limitiamo a questa definizione, non introduciamo il concetto di base e quindi non andiamo a vedere il perché. Sostanzialmente questa è una bella proprietà da avere per una funzione L, perché appunto è una proprietà di linearità tipica e interessante per gli spazi lineari, quali gli spazi vettoriali. Però ci limitiamo a due esempi. Il primo è quello classico, che in realtà vedremo che è anche l'esempio a cui possiamo ricondurre una qualunque applicazione lineare, ed è dato dal prodotto matrice vettore. Quindi presa una qualunque matrice di n righe ed m colonne, quindi in R n prodotto m, possiamo definire un'applicazione lineare L che va tra due spazi vettoriali euclidei.
Uno è Rm con la classica somma tra vettori e prodotto per uno scalare, quindi questo qui, e l'altro invece è Rn con la stessa somma e lo stesso prodotto. Stessa chiaramente in senso lato come abbiamo visto qua, ok? E cos'è che fa? Prende un vettore v che sta in Rm e lo manda in A per v. Adesso, giusto per essere tranquilli, che tornino le dimensioni, questo è in Rn per m, questo sta in Rm, quindi abbiamo la compatibilità del prodotto e di conseguenza questo è un vettore di Rn, quindi esattamente quello che ci interessa. Poi vediamo se soddisfa le due proprietà, così possiamo dirla effettivamente un'applicazione lineare. E seguiamo la definizione. Vediamo quanto fa L di V più W, con V e W qualunque coppia di vettori in Rm, quindi m entrate e formano un vettore, no? Per definizione questo è uguale ad A per il vettore V più W, ma l'operazione matrice per vettore è associativa e quindi questo si può scrivere come AV più AW, o meglio è distributiva e quindi si può scrivere come AV più AW. Però AV che cos'è? È semplicemente l'azione della funzione L sul vettore V. E quindi otteniamo questa cosa qui. Stessa cosa con W, infatti. E quindi questo ci porta a dire che la prima proprietà funziona. Poi vediamo la seconda. L applicato al vettore lambda V con lambda che è un numero reale, ok? È uguale a A per lambda V per definizione. Però gli scalari possono tranquillamente essere portati fuori, no? E quindi possiamo tranquillamente scambiare l'ordine di A e lambda e diventa quindi lambda per A volte V, ma A volte V è esattamente L applicato a V e quindi otteniamo che questo è uguale a questo e quindi anche la seconda proprietà funziona e quindi L è APL lineare. Vediamo poi un secondo esempio meno banale, se così vogliamo dirlo, e in questo caso gli spazi vettoriali che consideriamo hanno addirittura dimensione infinita e sono gli spazi vettoriali delle funzioni continue su un intervallo della retta reale AB. Quindi se questa è la retta reale, prendiamo un intervallo chiuso e limitato AB, così siamo tranquilli che la funzione continua sia anche limitata e quindi abbiamo che l'integrale che andremo ad utilizzare è ben definito. E prendiamo quindi come spazio di partenza e spazio di arrivo gli stessi spazi vettoriali. Le operazioni che li rendono uno spazio vettoriale, lo spazio delle funzioni continue, sono la composizione di funzioni e il prodotto di una funzione per uno scalare, dove ti ricordo, magari ti è sfuggito, che lambda volte f di x, quindi la funzione lambda f applicata ad x è anche lambda per f valutato in x, dove questo è un numero reale e quindi questo è un numero reale. Ok, quindi si comporta tutto molto bene anche in questo caso. E com'è che definiamo questa funzione L, che poi verifichiamo essere un'applicazione lineare? Semplicemente questa manda la funzione f nel suo integrale in AB. Quindi in termini più geometrici cos'è che fa? Se questo è il piano cartesiano e questa è la funzione, è il grafico della funzione f di x, questo è l'intervallo AB, quello che fa la nostra funzione è mandare la curva nell'area sottostante il grafico rispetto alla base dell'intervallo AB. Bene, questa è un'applicazione lineare che va dallo spazio delle funzioni continue ancora in se stesso, quindi è anche un endomorfismo, un automorfismo. Vediamo effettivamente che questa soddisfa entrambe le proprietà e poi chiudiamo il video. Quindi L applicato ad f più g, questa è per definizione l'integrale della somma tra le due funzioni, ma l'integrale è un'operazione lineare di per sé perché la linearità è fondamentale nella definizione di integrale. E quindi possiamo spezzarlo nella somma dei due integrali e quindi per linearità del segno di integrale otteniamo anche la linearità della funzione L, che
E quindi la prima proprietà va bene, ok? La seconda invece è prodotto per uno scalare, anche questa va benissimo senza alcun problema, solo per le proprietà dell'integrale. Infatti L applicato a lambda F è l'integrale su AB di lambda volta F di x, ma lambda può uscire tranquillamente perché non dipende da x e quindi per definizione chiudiamo dicendo che questo è uguale a questo e quindi la seconda proprietà va ancora bene. Quindi anche questa L è applicazione lineare. Ok, chiudiamo anticipando un po' il risultato che vedremo non nel prossimo video, ma fra 2 video. E questo ci dice che nel momento in cui si va a fissare una base dei 2 spazi vettoriali di partenza ed arrivo, allora ogni applicazione lineare può essere identificata, o meglio, rappresentata da una particola, una e una sola matrice, e quindi si può identificare lo spazio delle applicazioni lineari tra 2 spazi vettoriali con lo spazio delle matrici che mandano un vettore del primo spazio vettoriale in un vettore del secondo. E questo però dipende fortemente dalla definizione di base di uno spazio vettoriale che per correttezza andrò a spiegare nel video che farò prossimamente, penso fra 1 o 2 giorni. Bene, quindi spero di averti chiarito quantomeno l'intuizione che c'è dietro il concetto di applicazione lineare. Se hai qualche domanda, dubbio o suggerimento, lascia pure un commento sotto il video e come al solito iscriviti al canale se ti fa piacere vedere i video che pubblico con più o meno costanza. Bene, allora ti ringrazio ancora per la visione e niente, buona giornata. Ciao.